Tutti noi conosciamo Paolo Bonolis, autore, conduttore televisivo e showman, da Bim Bum Bam a Tira e Molla, da Ciao Darwin a Chi ha incastrato Peter Pan o Il senso della vita. Sono tutte trasmissioni in cui abbiamo riso o che in qualche modo ci hanno fatto riflettere. Se da un lato conosciamo il Paolo Bonolis conduttore, non possiamo dire di conoscere a fondo Paolo Bonolis, di conoscere Paolo Bonolis nella sua vita quotidiana, nella sua vita al di fuori della TV. E quasi per caso, in realtà, Paolo Bonolis si è ritrovato a scrivere un libro, o meglio, ad essere l'autore di un libro che fa riflettere su tantissimi argomenti. Ad ottobre del 2019, infatti, è stato pubblicato da Rizzoli il libro dal titolo Perché parlavo da solo. Un libro che si potrebbe definire una raccolta di pensieri sparsi di Paolo Bonolis. E proprio perché si tratta di pensieri sparsi, riguardano tantissimi argomenti. Dalla morte di un caro amico come Fabrizio Frizzi, passando per la tecnologia, per le relazioni, per la televisione e per lo sport. E ancora delle riflessioni su cosa è la felicità o qual è il senso della vita. Prima di parlarti dunque di questo interessante libro e di questa interessante storia, ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Il fiume del tempo scorre veloce, più di quanto non faceva già in passato, e scava un canyon sempre più profondo dove da una parte ci sono i figli e dall'altra i genitori. Ed è proprio da un genitore per i suoi figli che viene scritto questo libro, o meglio, che erano stati scritti questi pensieri che sono poi stati messi insieme sotto forma di libro da due collaboratori di Paolo Bonolis. È per i figli dunque che è scritto questo libro che in qualche modo permette di consegnargli un bagaglio di cultura, di pensieri, di esperienze o di sensazioni, ma soprattutto di racconti che possano alleggerire il loro viaggio. Perché parlavo da solo è il primo libro di Paolo Bonolis ed è un libro nato quasi per caso, quando due collaboratori di Paolo Bonolis, vedendo delle carte sulla scrivania del suo ufficio, gli chiesero cosa fossero quelle carte e Paolo disse che erano semplicemente dei pensieri, al che chiesero di leggere questi pensieri e subito dopo averli letti, si resero conto che c'era del materiale davvero interessante per creare un libro di valore per tantissime persone, un libro che potesse condividere un punto di vista e soprattutto una serie di esperienze e di sensazioni, emozioni o idee che potessero tornare utili ad altre persone. Di fatto, i due collaboratori di Paolo rimasero affascinati da questi pensieri e dunque chiesero di rivederli, di approfondirli, ma soprattutto di raccoglierli tutti all'interno di un libro. Ed è proprio così che è nato questo libro, che non è una biografia di Paolo Bonolis, ma è una raccolta di storie e di idee di un uomo che è entrato nelle case di milioni di italiani e che in qualche modo ha fatto la storia della televisione italiana. Si tratta di una lettura estremamente scorrevole e piacevole, ma non per questo superficiale, che spazia, come dicevo prima, fra tantissimi argomenti, dei quali, come sempre, come mio solito, ho preso una serie di appunti che oggi voglio condividere con te in questo video. Il primo riguarda la società in cui è cresciuto Paolo Bonolis rispetto alla società in cui viviamo oggi. A quei tempi, racconta Paolo Bonolis, si avevano poche cose, ma la sensazione che si aveva era quella che non mancasse nulla. Ci si sentiva più felici, ma soprattutto non c'era apprensione. In pratica, se ti ammalavi, sapevi che dopo un po' saresti guarito, mentre oggi invece l'apprensione comanda ed ogni malessere ha il suo farmaco immediato. E così la soddisfazione è sempre più sfuggente. Troppe ansie, troppe apprensioni, troppi obiettivi, troppa fretta, troppi desideri e troppi orizzonti, troppe medicine e troppe preoccupazioni. I figli crescono con l'ansia e la fretta di ottenere i risultati, caricati dai genitori di aspettative e stimolati da illusioni commerciali. Di fatto oggi viviamo eternamente insoddisfatti di ciò che siamo e di ciò che abbiamo. E tutto questo porta a rabbia, depressione e a gente incattivita. Se un tempo infatti le cose si conquistavano, oggi si acquistano oppure si pretendono. E proprio per questo motivo diventano senza valore, incapaci di generare una vera soddisfazione.
Oggi i ragazzi non si annoiano più, si ha quasi paura dei momenti di niente apparente, che sono in realtà quei momenti durante i quali creiamo una nostra identità, ma soprattutto creiamo dei pensieri che ci permettono di crescere. Paolo Bonolis definisce la noia come il momento che ci permette di dilatare muscolarmente la nostra anima. Ognuno di noi dovrebbe imparare a fare attenzione a tutto ciò che ha e solo in questo modo potrà vivere contento. Se ci continuiamo a concentrare su ciò che non abbiamo o se facciamo attenzione solo su ciò che non funziona all'interno della nostra vita, vivremo una vita infelice. Il libro parla poi della nomofobia, ovvero della no mobile phone fobia, della paura di perdere il nostro smartphone, della paura di non avere più il nostro smartphone. Tutti noi oggi infatti riversiamo sul nostro cellulare tutto ciò che è importante per noi, tutto ciò che dobbiamo ricordare, tutti i nostri momenti più belli. Magari mentre stiamo facendo un'esperienza prendiamo il nostro smartphone per fotografarla o per filmarla e non ci godiamo appieno quel momento. Questo perché vogliamo costantemente conservare il ricordo di ogni momento che per noi è importante. Così ogni cosa passa dal nostro smartphone, che siano dei ricordi o delle cose da ricordare, che siano dei momenti che stiamo vivendo, è tutto lì sul nostro smartphone e proprio per questo motivo abbiamo paura di non avere a disposizione il nostro smartphone. Stiamo però così perdendo anche tutte quelle che sono le nostre capacità mnemoniche, le nostre capacità conoscitive o di orientamento. Bonolis definisce lo smartphone la nostra scatola nera, quell'aggeggino che custodisce ogni momento della nostra vita e che al tempo stesso è lo strumento che ci permette di creare il nostro palcoscenico. Perché alla fine dei conti abbiamo tutti quanti noi oggi un Auditel a disposizione, che è un Auditel della nostra vita e che trasforma i like che riceviamo, i commenti, le condivisioni o il numero di follower che abbiamo nella votazione del successo o dell'insuccesso della nostra vita. E a proposito di questo argomento ti invito a guardare il video che ho pubblicato su questo canale dedicato ai fake follower, ovvero ai follower falsi che si comprano per far crescere il numero di persone che seguono un profilo o i like alle foto, ai commenti o le visualizzazioni delle stories. Il problema, spiega Bonolis, è che quest'Auditel sta trasformando le nostre vite in un apparire piuttosto che in un essere. Sta vincendo la società dell'apparire sulla società dell'essere. Un altro racconto, un altro capitolo del libro che mi ha affascinato riguarda il gioco del calcio e l'interpretazione del gioco del calcio data da Paolo Bonolis. Mi ha affascinato molto perché in realtà io non sono per nulla appassionato di calcio e non ho mai approfondito questo sport. Eppure l'interpretazione del calcio di Paolo Bonolis mi ha davvero colpito. Bonolis definisce infatti il calcio un gioco di finzione, uno sport dove si fanno finte per poi approfittare dell'errore dell'avversario ed in questo modo prendere un vantaggio. Il calcio viene definito uno sport figlio della menzogna, ma al tempo stesso giocare a calcio significa giocare d'anticipo, approfittare dell'errore dell'avversario e in questo modo prendere un vantaggio anticipando il pensiero e l'azione degli avversari. Viene definito un esercizio per il fisico e per la mente. Oltre alla strategia che si cela dietro al gioco del calcio, c'è un altro aspetto estremamente importante che è il gioco di squadra. E proprio il gioco di squadra ci insegna cosa significa collaborare e quanto sia importante la collaborazione. Se fai parte di un team, di fatto, puoi comprendere quanto tu possa essere importante per qualcuno e al tempo stesso quanto gli altri siano d'aiuto per te. E questo di fatto nella vita di ogni giorno ci permette di capire quanto sia importante collaborare, quanto sia importante fare squadra, creare dei team di lavoro, creare dei team di persone che si aiutano l'un con l'altro e che lavorano per un obiettivo comune. Cambiando ancora una volta argomento, il libro dedica un capitolo alla TV ed in particolare alla creazione di un programma televisivo o dei format televisivi. Bonolis spiega che molti format sono in realtà dei sottoprodotti di idee originali e questo può essere in realtà riportato anche al mondo del web e al mondo di YouTube. Ma l'originalità di un programma televisivo o di un canale YouTube in realtà non risiede in ciò che si fa, ma in come lo si realizza. E questo vale per ogni cosa della vita. Ed una importante riflessione viene fatta chiaramente sulle trasmissioni
opinioni che sono state scritte o condotte da Paolo Bonolis. Paolo racconta infatti che ricevette una volta una critica da una giornalista sui programmi che conduceva perché erano ritenuti troppo stupidi per una persona come lui. E dunque, in una delle sue riflessioni, spiega che le persone migliori sono quelle che con la leggerezza riescono a disinnescare molti problemi che assillano la nostra vita, non dandogli tutta quell'importanza che troppo spesso gli concediamo. Il voler essere troppo alti nel pensiero o negli atteggiamenti è un atto di arroganza che rende tutto più pesante e rafforza al tempo stesso il peso specifico di ciò che ci preoccupa, che ci turba o che ci affligge. Attraverso alcuni dei suoi programmi, dunque, Paolo spiega che cerca proprio di alleggerire o quantomeno addolcire questo non senso esistenziale che cerchiamo continuamente di comprendere. La cultura e la conoscenza sono e devono essere strade che portano alla serenità del sorriso. Ci sono persone di grande spessore intellettuale che nutrono con la loro conoscenza una leggerezza di vita che li rende liberi ed utili. E ci sono invece persone che della loro cultura ne fanno solamente un peso ed un pesante vanto sociale in un'assenza di sorriso costante, come se il sapere possa condurre solamente verso un'altezzosa cupezza. Ci sarebbe davvero tanto da dire su questo libro, ma se ti hanno interessato o incuriosito alcuni dei punti che ti ho raccontato in questo video, ti lascio in descrizione il link per acquistare su Amazon la versione cartacea o la versione Kindle del libro di Bonolis, anche perché in realtà tutto l'importo che viene ricavato dalla vendita del libro viene devoluto in beneficenza. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti invito come sempre ad esprimere la tua opinione, a lasciare un commento se magari hai già letto il libro, oppure a mettere un pollice in giù e dirmi perché non ti è piaciuto questo video. E ti ricordo come sempre di mettere un pollice in su, iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita del canale e non perdere i prossimi video che verranno pubblicati. Noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.